Denaro in cambio della mia testa, Capaccio Pestum è stata ferita da un manipolo di traditori che ha pugnalato alle spalle un'intera comunità per interessi esclusivamente personali, offrendo soldi ai consiglieri in cambio della mia testa. È una denuncia che faccio alla popolazione e alla magistratura, ma siamo forti e ci rialzeremo perché abbiamo dalla nostra parte la serenità di chi ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Così ha commentato l'ormai ex sindaco Franco Palumbo in apertura di conferenza stampa lunedì pomeriggio. All'interno della sala erica, a poche ore di distanza dalle dimissioni dei nove consiglieri che di fatto hanno sancito la caduta dell'amministrazione, il 50% di voi mi ha eletto con un obiettivo ben preciso: il rinnovamento, ha proseguito Palumbo. Dinanzi a una sala gremita, oggi posso dire di essere riuscito solo a metà. 18 mesi sono pochi, troppo pochi per raggiungere i traguardi che mi ero prefissato. La mia serenità deriva dalla consapevolezza che chi ha tradito non reca con sé nessuna motivazione politica. La mia unica colpa è quella di aver alzato un muro tra me e coloro che inseguivano gli interessi. La mia colpa è quella di non essermi piegato a logiche che mai mi sono appartenute, quindi Palumbo è andato oltre. Voi sapete bene di cosa sto parlando e sapete anche che la storia politica di ognuno parla per noi. Io so bene quanto mi sono battuto, quanto ostruzionismo ho dovuto combattere, ma so anche bene chi sono i miei detrattori e lo sapete bene anche voi. Palumbo ha poi aggiunto: "Quella che voglio fare è una denuncia alla popolazione e alla magistratura. Perché nel nostro paese la giustizia arriva ma arriva in ritardo. È facile santificare i martiri quando ormai è troppo tardi. Ricordatevi che ci sono persone morte per un ideale. Pensate a Falcone e a Borsellino che hanno lottato per la legalità pagando con la vita. Almeno a me è andata un po' meglio. Io ci ho rimesso solo la poltrona. Non pensate che questa criminalità sia molto diversa. Questa è la stessa criminalità che ha fatto pressione su di me, sui miei consiglieri, offrendogli denaro in cambio della mia testa. sta